Mira Orvieto, servizi integrati end-to-end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Momenti diversi per Mobiliare Edo Orvietana, ma stessa necessità fare punti. Padrone di casa all'ultima spiaggia, riproposta la stessa formazione che ha clamorosamente battuto la pianese clavolista. I biancorossi della Rupe devono fare a meno di Greco, infortunatosi in rifinitura. Rizzolo stravolge quindi tutto e inserisce Orchi, Manoni e rientrante Ricci. Fischio d'inizio e subito primo affondo degli ospiti. Brecca a centrocampo di Broia, che trova in qualche modo Santi. Scarica su Gomez, arriva alla conclusione, ma la palla si stagna davanti a Fontanelli. Condizioni del campo sicuramente non ottime. Poco dopo anche i mobilieri arrivano al tiro con Sivieri, che serve Nieri, ma la palla è larga. Minuto 7, dal fondo di destra, ancora Nieri, protagonista, stavolta mette in mezzo per Brondi, che di testa trova l'angolo alla sinistra di Marricchi, ma l'uno orvietano scalda i guanti e manda in calcio d'angolo. Lotta nel fango con zero tiri fino al 17esimo, quando dalla distanza Orchi cerca l'angolino sinistro, ma Fontanelli osserva il pallone scivolare sul fondo. Al 35esimo Ponsacco in attacco, dal fondo di destra palla buttata in mezzo, Sivieri di testa esegue benissimo, ma Marricchi è fantastico in allungo. Tre minuti più tardi Fabri riceve dal limite dell'area, stoppa, si gira e calcia di destro, ma non è ancora tempo per il suo primo gol stagionale. È l'ultima segnalazione di un primo tempo con poche emozioni. La musica non cambia nella ripresa, nel primo quarto d'ora neanche un tiro in porta per entrambe le compagini. Al 17esimo il Ponsacco in fase offensiva reclama rigore su un cross, un fischio arriva ma per il direttore di gara Graziano è simulazione del numero 4 Bardini, già ammonito e perciò scatta il cartellino rosso. Con l'uomo in più prende coraggio l'Orvietana, che al 25esimo arriva a calciare con il neoentrato Marsili, ma la sua conclusione è debole. La superiorità numerica per gli ospiti dura poco, appena 10 minuti, perché Stampede, tra l'altro appena entrato, compie un gesto che non piace a Graziano e il 18 viene punito con il cartellino rosso. Al 35esimo Manoni sale sulla fascia destra e riesce a superare un difensore, cede il pallone a Santi che prepara la conclusione, cerca la porta ma non la trova. Sul finire dei 45 minuti, terza espulsione della gara, stavolta è De Vito che rifila un colpo proibito a Ricci e locale in 9 uomini. Nel recupero il Ponsacco in 9 sfiora il clamoroso vantaggio con Panattoni che si fionda su un cross arrivato sul secondo palo, ma Marricchi para. Finisce 0-0, una partita ricca di cartellini ma non di azioni spettacolari, un punto che non serve a nessuno, l'Orvietana rimane in zona playout mentre il Ponsacco trova speranza solo nella matematica. In questo momento il triplice fischio. C'è parecchio rammarico, anche perché oggi, diciamo, posso dire tranquillamente, la partita l'abbiamo fatta noi per tutti i 90 minuti, abbiamo messo alle corde l'Orvietana per tutta la partita, il portiere è stato bravo in quelle 3-4 occasioni che si sono presentate a noi, ha fatto due miracoli, il primo tempo, una buona parata all'ultimo secondo, ha salvato il risultato e poi siamo stati sempre nell'area dell'Orvietana e l'Orvietana è riuscita a salvarsi sempre con ribattendo la palla, insomma, o riuscendo a tirarla via. Noi poco precisi evidentemente nell'ultimo passaggio, però rimane la prestazione, non abbiamo subito tiri in porta e la squadra si è comprata benissimo proprio per l'atteggiamento avuto durante tutta la partita.
Peccato perché è un po' il canovacci tutto il campionato, cioè partite di questo genere non riusciamo a vincere quando invece meriteremo e poi magari a volte con un episodio la perdiamo, con un episodio negativo. Quindi purtroppo anche oggi è andata così, prendo soltanto il fatto che per la terza volta non abbiamo preso gol e quindi è una cosa positiva. Forse è troppo tardi aver trovato la quadra in questo momento, però mancano ancora diverse partite, quindi punti ce ne sono e il nostro obiettivo è quello di riuscire a raggiungere perlomeno play-out. Sì, diciamo che sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e in più c'è l'aggravante che non pensavamo di venire su un campo onestamente così veramente impraticabile, perché chiaramente è veramente dura, ma per tutte e due le squadre, quindi è venuta fuori una partita sicuramente sporca, brutta, fatta di episodi. Però non è stato facile, perché queste partite non sono facili, ripeto, né per loro e né per noi, però ci prendiamo un buon punto, una buona gara, non abbiamo mollato fino alla fine. È chiaro che poi dopo l'episodio di Greco ci ha un po' condizionato sulla scelta un po' iniziale e per come volevamo giocare, ma ripeto, probabilmente su questo campo sarebbe stato impossibile con chiunque poter giocare una partita sempre molto sporca, palle lunghe, però abbiamo fatto discretamente bene.